quelle marche tutte francesi, bellissime, super costose, 40 euro una crema, fa schifo. Ciao ragazze, ciao ragazze, e benvenuti in questo nuovo video, finalmente nuovo video su Essence, che era da tempo che non me ne facevo uno nuovo. Come al solito vi lascio i video vecchi nei box informazione. Voi me l'avete chiesto veramente in tantissimo, l'aggiornamento sui prodotti Essence, e sono andata, appunto, io vado spesso da Scappe Scappe a comprare le cosine, e mi piace tantissimo Essence perché comunque è economico, e tra le marche economiche di trucco è quella che anche dal punto di vista dell'inci si salva abbastanza, perché voi sapete che comunque in questi video recensioni che vi faccio non do solo importanza al prodotto ma anche alla qualità del prodotto, cioè agli ingredienti che contiene, perché ovviamente dobbiamo metterci sul viso piccolino, sei là tu che ti stai mangiando tutto il cuoricino, dobbiamo metterci sul viso e sugli occhi prodotti che non hanno ingredienti dannosi, quindi questa è una cosa che è un punto che io ci tengo tantissimo, come sapete. Ecco perché ci tengo a fare questi video, per mostrarvi quali sono i prodotti approvati, quindi quelli che non hanno siliconi, paraffine, tutti ingredienti dannosi e che quindi non ci fanno male alla pelle, non ci causano i brufoli, i punti neri. Fate attenzione, perché ci sono tanti invece prodotti che non vanno bene. E se avete visto il vlog, vi ho fatto un video proprio in diretta dalla Essence dove vi ho mostrato tutti i prodotti che non andavano bene, ve l'ho fatti vedere proprio da vicino gli ingredienti, quindi andate a vedere quel video se non l'avete visto, ve lo lascio cliccabile qua, cliccate qua per vederlo in sovraimpressione. La prima cosa, ve volevo parlare di questa crema, l'ho pagata 3,79, allora c'ho anche lo scontrino, ma non sto a dirvi le cose perché costano veramente pochissimo, da 1 euro a 3 euro, la più cara non arriva a 4 euro, quindi si ferma a 3,70 euro, quindi 1 euro, 2 euro, 3 euro, 3,50 euro, questi sono i prezzi. Questa sta 3,79, appunto una delle cose che costa di più, ed è la crema, spero che con questa luce si veda bene. Voi fatemi sapere nei commenti, ultimamente mi avete detto che vi stanno piacendo i video così che vedete le cose, quindi io continuo così con la luce naturale senza lampade, però fatemi sapere nei commenti. Quindi questa crema è una crema idratante, rinfrescante, a rapido assorbimento. Questa è proprio una sensazione veramente che dà questa crema, è molto molto leggera, non senti assolutamente unto, la pelle si assorbe subito. E infatti anche dal punto di vista dell'inci non è eco bio, ma non è neanche, diciamo, un inci proprio ottimo, ci sono ingredienti che sono sintetici, non sono naturali, però tutto sommato è molto molto accettabile, perché c'ha anche il burro di karité, degli estratti tipo di cetriolo che è purificante ed è ottimo per la pelle, è molto molto semplice come ingredienti e non c'ha silicone, non c'ha paraffina, non c'ha nulla. Quindi 3,79 questa cremina, ve la consiglio come base trucco, una crema idratante per pelli miste, molto fresco, non nulla di troppo pesante, è meglio di tante creme che si vendono in profumeria, che costano anche quelle marche tutte francesi, bellissime, super costose, 40 euro una crema, fa schifo. Meglio questa qua, 3,79. Poi ho comprato, ragazze, allora ho comprato, sto qua scavando nella busta, questi due blush che mi sono piaciuti veramente veramente tanto. Io i blush Essence li adoro, se avete visto i video vecchi me ne parlo spesso. Questi qua però sono nuovi e sono matte opachi, quindi ok, ottimo, perché non vogliamo comunque troppi brillantini, se vogliamo l'illuminante ce lo mettiamo a parte, giusto ragazze? E questi qua sono veramente veramente buoni, dal punto di vista dell'inci anche sono praticamente perfetti, perché hanno tutti ingredienti completamente naturali, non c'è nulla di sintetico, di dannoso, non c'è silicone, e questi blush costano poco e sono buoni, sono molto pigmentati, sono buoni. Io li uso tantissimo, i blush della Essence, e questa dimostrazione del fatto che non è vero che servono i siliconi per avere un buon prodotto. Eccoli qua, cioè questi qua sono buoni, ragazze, sono veramente blush che non sembrerebbe che costano così poco. Allora ho preso il 20 Bear Me Up, che è un po' più scuro, è un po' più rosa e mattone, e invece questo acquato qua, che è il 10 Peach Me Up, che appunto, come dice il nome, è color pesca. Questo mi piace tantissimo, è proprio un pesca, che l'ho messo anche adesso, che dà proprio una bella sensazione di gote luminose, fresche, sempre senza brillantini, proprio quel colore pescato di sano, bello. E invece questo qua è un po' più scurino ed è meno, appunto, un po' più rosa, più mattone, più marroncino,
e meno pescato. Per tutte le foto che spesso mi chiedete, la foto, la lista dei prodotti, guardate il post correlato sul mio blog dove metto le fotine e l'elenco dei prodotti. Vi dico anche qualche altra cosa se mi sono dimenticata. Poi ho preso, ragazzi, questa terra, questa è la 01 Light ed è praticamente una terra che, a differenza delle altre, ha un inch un po' più lungo. Infatti mi sono detto, oddio, non è che ci sta qualcosa, invece no, l'ho controllato, è abbastanza buono come inci, non c'è nulla di particolarmente problematico, ed è fatta così, a due, c'è la terra e c'è l'illuminante. Allora, questo qua è bellino, un illuminante molto molto carino, chiaro, e questa è una terra che però non è molto scura, quindi infatti non l'ho usata tantissimo, perché comunque io sono abbastanza scura, non sono chiara. Però comunque, volendo, si può utilizzare anche, diciamo, come base, tipo così, e poi ti fai un contouring un po' più marcato con una un po' più scura, e anche tipo, oppure come ombretto, che è proprio un marroncino neutro, che secondo me è molto molto carino. Poi ho preso questi due rossetti. Allora, questo qua, sono entrambi, hanno un packaging diverso da quelli che vi mostro sempre nei video, quindi mi sono meravigliata. C'erano gli inci vicino, stranamente, che li controllo sia dal sito, poi quando vado là alcuni ce l'hanno vicino, e non hanno né paraffina né striconi, nulla. Ovviamente non sono naturali, quindi se avete particolari problematiche così non vanno bene per voi, però sono molto accettabili, anche buoni di qualità, a me piacciono, non mi hanno mai dato problemi. Infatti c'è l'olio di ricino, c'è la cera d'api, sono veramente come inci, essendo anche così economici, sono molto molto accettabili, veramente veramente di gran lunga superiore la Essence a tutte le altre marche low cost che ci sono anche in Italia, che continuano e sostengono a utilizzare silicone, paraffine e quant'altro. Quindi questa è la cosa che mi piace, perciò vi faccio spesso video. E ho comprato questo qua, che è il marrone 06 Don't Stop the Nude, ed è un marroncino molto molto carino, che comunque non è tantissimo scuro, comunque è sempre un effetto un po' nude sulla pelle. E poi c'è questo, che è lo 07, questo qua è molto carino, ce l'ho anche adesso, ed è un colore tipo, non è affatto coprente, tipo un gloss burro cacao, che dà questo colore che è tipo un rosa, lo sto mettendo senza specchio, un po' perlescente, che fa un effetto un po' volumizzante sulle labbra, sai, per quei giorni, per tutti i giorni, ma è una cosa neutra che però è molto gradevole sulle labbra e dà un po' di colorino, poco poco, molto molto carino, in questo pack che è praticamente rosa, è diverso dagli altri, rosa trasparente. E questo, ve l'ho detto, che numero è? 07. Poi, ragazze, lei si è messa là velocemente a dormire, amorina, così bella. E poi ho preso questo qua, che è mascara, non mi distrarre, mascara Rock and Roll volume and eye opening mascara, è abbastanza accettabile, ma comunque non è questa grande cosa, cioè devi proprio selezionare le mascara, quelli della Essence, che perché comunque la maggior parte c'hanno paraffine, c'hanno robe, molto molto incurvante, buono da questo punto di vista. Come inci non è un granché, ecco, insomma, anche se ce ne sono di peggio, però anche questo qua comunque come inci No, non ci siamo ancora. E poi c'è questo qua, che è un illuminante nella linea questa qua, Light of Orient, questo qua orientale. Ho trovato questo qua che non mi pareva vero, ho controllato l'inci sopra i foglietti che c'erano là, e mi pare che non ci siano siliconi, stranamente, perché è un illuminante praticamente cremoso, ed è, di solito ce le metto le siliconi, le schifezze, invece questo qua no, è anche molto carino sul viso, perché appunto dà questa luminosità però senza essere troppo, e questo è lo 01, è molto molto carino. Poi ho preso questi due smalti che c'erano in offerta, ho detto vabbè, li prendo, sono entrambi con i glitter, troppo troppo carini da mettere anche sopra il tuo smalto colorato. Questo con le pagliuzze bianche e nere un po' più doppio, invece questi sono proprio dei brillantini piccolini multicolor. Anche questo pennello a me piace tantissimo, questo non l'ho comprato adesso, però l'ho usato per mettermi la terra e blush prima, quindi ve lo volevo dire. Questo pennellino è molto molto carino, lo uso proprio molto molto spesso, è morbido, ho pagato pochissimo, o per la terra o per il blush, buono,
Quindi ragazzi, questo è tutto, mi raccomando, se vi piacciono i video sulla Essence, di make-up, insomma queste recensioni di prodotti low cost, lasciatemi un bel pollice in su, così se raggiungo tanti like me ne faccio uno nuovo, perché voglio andare di nuovo, perché c'erano delle cosine anche in un'altra Essence, perché io vado, faccio varie missioni in vari punti, quindi me ne faccio subito un altro. E oppure se avete provato questi prodotti mi volete dire come vi trovate, quali vi piacciono, se me lo volete consigliare altri, anche di altre marche, tutto nei commenti, che io li leggo sempre tutti. E mando un bacio grandissimo, ciao!